Sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Un anno fa di questi tempi Rimini e Sasso Marconi si davano battaglia per la vittoria del campionato, anche se di libero, tolta la parentesi di dicembre, Rimini grossi rischi non li ha mai corsi. In maglia emiliana si presenta l'ex di turno Bacchiocchi, mentre in panchina siede Luigi Della Rocca, un passato in A col Bologna, ma anche in C, proprio a Rimini. Ma tra il vecchio e il nuovo c'è di mezzo la speranza che si chiama Scott Allotti ed è coreanese, il primo tentativo del match con la sfera che termina alta. La partita evidenzia fin dalle prime battute il predominio territoriale dei biancorossi, una netta supremazia che porta la battuta a Buonaventura che spara al lato di poco. Lo stesso attaccante si ripete 120 secondi più tardi, duetta con Capelupo, tiro verso lo specchio della porta che Monari devia in corner. Dalla bandierina, assist di Capelupo per la testa di Brighi con difesa emiliana in affanno che si salva come può. Pericoli che scorrono velocemente perché Guglielmo questa volta in velocità a girarsi e a concludere chiamando nuovamente Monari alla deviazione in corner. Mentre il pubblico dei Neri si scalda perché l'arbitro non fa entrare Montanari fuori da campo per una medicazione, Guglielmo sfiora di nuovo in vantaggio ma il suo duello con il portiere Monari frutta di nuovo un corner. Ma prova e riprova, a 37esimo il Rimini passa, bellissima azione in velocità innescata da Brighi che va per via centrali e serve Ciccarevic, tocco per Buonaventura, triangolo con Allotti che dal limite dell'area trova l'angolino alla destra del portiere Monari. Purtroppo però nell'esultanza il baby si toglie la maglia a scacchi e viene ammonito, ma poco importa, via al festival del gol e abbraccio meritato con la curva per quel feeling nato a San Pietro in Bagno più di un anno e mezzo fa. Il monologo biancorosso prosegue con Capelupo il cui tiro da posizione defilata sulla sinistra provoca l'intervento di Monari che blocca in presa alta. Pallone a centrocampo, recupero puntuale degli uomini di Righetti che mettono nella condizione di arrivare a tiro anche Viti. Monari è graziato dall'esterno biancorosso ma non dal centrocampista Capelupo che un giro di lancetto dopo richiama nuovamente l'estremo ospite alla massima attenzione con conseguente rifugio in corner. Dalla bandierina, altra grazia ricevuta, questa volta da un palo di testa colpito da Andrea Brighi. Sasso che vorrebbe rientrare negli spogliatoi, ma Capelupo mette in mezzo per Petti che clamorosamente in qualche modo evita il gol del raddoppio anziché insaccare quello della sicurezza. Nella ripresa assistiamo a Rimini che non perde né foga né voglia, attacchi continui, al secondo scambio Buonaventura Guglielmo con tiro di quest'ultimo dal limite. A portiere battuto, la sfera esce di pochissimo al lato. Capelupo, osannato dai nuovi tifosi, su assist di Allotti, centra la traversa, sarebbe stato il premio meritato per la prestazione fornita. Sussulto nell'altra area di rigore ad opera del Sasso Marconi con un contropiede che mette Barranca davanti a Scotti. Bravo il portiere biancorosso a chiudere lo specchio e a deviare la sfera, poi la difesa libera definitivamente. È solo un lampo perché all'11esimo arriva il raddoppio locale, primo gol in maglia biancorossa per Romagnoli, alla terza presenza. Capelupo pennella da corner, il difensore biancorosso irrompe in area firmando il meritato 2-0. L'ex Siena bagna così una prestazione da incorniciare. Al 24esimo Rimini ancora vicino al gol con il colpo di testa di Petti sul corner di Capelluto, il nono della gara per i biancorossi, la palla esce di un nulla. Al 32esimo però arriva il triste Rimini, dal corner di Capelupo arriva il colpo di testa di Traini, il portiere emiliano beffato anche dal tocco del compagno Bacchiocchi non può far altro che raccogliere la sfera nella sua porta, 3-0, e Marconi pensa che per quest'oggi può bastare, ma invece al 39esimo Buonaventura firma il poker, servito sulla sinistra da Petti trova il diagonale giusto che finisce alle spalle di Monari, la sua esultanza sotto la curva est gli costa il giallo ma poco conta. Rimini dà applausi e Righetti, come anticipato nel servizio domenica scorsa, dopo meno di due mesi inizia a raccogliere semi del bel gioco. Rimini cinico, fortunato in precedenza ma spettacolare nella ripresa a Forlì e quest'oggi in campo col Sasso Marconi. Tutte le lancette girano in favore dell'ora X che questa volta prende il nome come non mai di avvicinamento alla promozione. Lancetta piccola equivale a bianco e quella più lunga al rosso, campionato che si tinge sempre di più dei colori dei possibili campioni.